Dunque, in realtà non stiamo scommettendo su un unico cavallo vincente, ci stiamo piuttosto orientando verso una pluralità di soluzioni diverse, quindi dall'efficientamento dei processi logistici alla transizione dalla strada verso la multimodalità, fino alle tecnologie innovative per il trasporto via gomma, come carburanti alternativi e elettrificazione. Infatti siamo abituati a un mercato del trasporto che sia sostanzialmente monopolizzato dal motore a combustione interna, dal motore diesel. Non vediamo però per il futuro una soluzione altrettanto dominante che sia vincente in tutte le situazioni. Vediamo piuttosto la necessità di applicare un mix di soluzioni diverse da scegliere in base alle esigenze, in base alla geografia, in base alla missione del mezzo, in base al tipo di prodotto che dobbiamo trasportare. E quindi la nostra strategia è proprio un po' orientarsi verso più soluzioni da scegliere a seconda delle esigenze.